Tale subito valido con Matrix Direi che esce veloce dai nastri. Precede Lido Domar. Cerca di scendere la corda anche Mela Mu di VM. Con Matrix Direi che per adesso se la dà a gambe. Aveva sbagliato Lionel Exo. 15 e 3 il parziale iniziale, che è molto veloce tenendo conto l'avvio da fermo, mentre dal fondo si è già messa al largo Marissa. Matic Zire in vantaggio mentre si mette sulle gambe Marcello e inizia la risalita all'esterno. Marissa ne aggira due e ha già strappato una volta. Matic Zire precede Gilles Roero, quindi Mela Mu di VM, l'errore di Marcello. Come sempre, Marcello ne combina una, d'altronde è un cavallo molto alterno, 646-1, Matic Zirè, Gilles de Roero, Mela Mu di VM, Lido Domar, i primi quattro, quindi Borgé del Pri che si è già ricongiunto, Marissa che è un po' speso ma si è ricongiunta pure lei, poi Melo di One. Ora sono in otto in fila indiana chiusi da Macchi del Cigno. Continua a fare andatura Matrix, direi sempre seguito da Gilles de Roero, Matrix paga 3,93, il favorito Marcello che pagava 2,61 non c'è più. O perlomeno cerca di ricongiungersi, ma è veramente indietro. 1,17,5 primo chilometro, passo costante. Paletti tra il 15,5 e il 16 per Lorenzo Besana. Matic Zirè, Gilles del Roero, Mela Mu di VM. Adesso gli altri ovviamente aspettano. In quinta posizione Borgé del Pri in anticipo su Marissa. Questo paletto ancora in 15,2. 1,33 per i 1,200 con Matic, ha sempre un paio di lunghezze su Gilles del Roero. Poi Mela Mu di VM ancora Lido Domar, Borgé del Pri a mezza ruota per anticipare Marissa che a sua volta anticiperà Melo di One. Nel frattempo si è ricongiunto Marcello. Si viene dopo un parziale in 31 davanti alle tribune. Matrix continua a metterla sul ritmo. Gilles de Roero felice di sfruttarne la scia. Poi Mela Mu di VM, Lido Domar che un po' fatica. Ancora Borgé e Marissa. Si volta a Besanino, 2,25 il miglio, 29,8 questi 400, ecco la mossa di Borgé del Pri, l'aspettava Harry Rantanen per spostare Marissa in scia, l'aspettava anche Ghigo per andare in scia pure lui, Besanino sempre voltato a destra per vedere quel che succede, Matic Zirè in vantaggio su Gilles del Roero, Mela Mu di VM che inizia ad arrancare perché si va forte, Borgé del Pri che migliora trascinandosi Marissa, la corsa entra davvero nel vivo, con Matic Zirè che cerca di prendere margine a Gilles del Roero, Borgé del Pri che passa terzo, Marissa che passa quarto, Melody de Rio che passa la quinta, 33 questi 400, 2,33 il doppio chilometro. Matic Zirè ha provato a mettere i lunghi, ma ne ha ancora tutti nelle vicinanze. Gilles del Roero che ne ha sfruttato la scia. Borgé del Pri, Marissa e Melody One. Ultima curva con Matic che prova a scappare con un paletto in 15,3. Gilles del Roero che sposta dalla sua scia, poi Borgé del Pri, Marissa che è infilata da Melody One. Matic Zirè è stanco, Gilles del Roero ci prova. Borgé del Pri è cattivo, 2,50 al traguardo. Con Matrix che è ancora in vantaggio, ma deve difendersi da Gilles del Roero, da Borgé del Pri e da Melo di One. Matrix Zirè cerca la difesa, Gilles del Roero insiste al suo esterno. Borgé del Pri sposta centropista, passa Borgé del Pri, servito da schema dovere. Borgé del Pri passa e chiude nel finale su Gilles del Roero. Poi per il terzo, Macchi del Cigno che taglia fuori Melo di One, poi lo stremato Matrix Zirè. Si è andati veloce tutta strada, Borgé del Pri, queste corse da sempre la sua ottima linea. Borgé del Pri, Paolo Boino, i colori della scuderia Skinca con tutto il tifo al seguito. Silvio Scedu, il training da programma, 1,17,2 per Borgé del Pri. Al totalizzatore la quota 4,33.